Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un video che non metterò in nessuna playlist, un video che sarà anche penso abbastanza breve. Si vedete anche degli spoiler perché queste due cose che ve le mostrerò comunque dovrò proprio mostrarvele in un video di Premium Cose Nuove Plus perché si sono patatine che dovrò portare. Come da titolo abbiamo un grosso problema. In che senso? Non ho voluto parlare qua ancora nel canale, ma la questione è che molti stanno lamentando la questione dei gelati, ma secondo me non dobbiamo solamente lamentarci dei gelati, dobbiamo secondo me lamentarci anche delle patatine. Perché delle patatine? Perché sto notando che si stanno riducendo le dimensioni. In che senso? Cioè, io mi ricordo che quando iniziò la serie portavo anche le Pringles. I tubi, patatine, cose che siano, mi ricordo, per esempio, altre marche, per esempio, le fanno di 120-150 grammi, le Pringles sono 185 grammi a livelli estremi, anche se in passato erano di 150 grammi le Pringles, poi sono passate poi a 185 grammi. Ma cosa sto notando adesso? Che da 2-3 anni stanno totalmente scendendo i quantitativi dei pacchi di patatine. Anche quelle nuove che sto portando, cioè da 185 a 160 grammi, che ripeto, non è una tragedia. Io, anzi, è a me che sono meno grammi, perché comunque, essendo anche a dieta, ne consumo di meno per i video. Ma la questione è che un conto è diminuire di un paio di grammi, un conto è diminuire a livelli minimi, come delle Pringles che, ripeto, non le hanno ancora sostituite, ma ci sono tubi di Pringles di 50, di 70 grammi. Ma questo comunque dico, andiamo al sunto di tutto, ma non sto parlando, sto parlando semplicemente di Pringles, ma non riguarda solo Pringles, riguarda anche altre aziende. Vi faccio vedere una cosa. Io ho qua tra le mani un pacco di Doritos che devo ancora portare, sono le Flamingot, trovate nelle macchinette a 13 serie che ho mostrato. E questo è il pacchettino, diciamo discreto, devo dire. Il pacchetto è da 75 grammi. Le Doritos che vi ho portato erano di 100 grammi, se non mi sbaglio circa, più o meno quanto questa dimensione o poco più grandi. Però fino a quel periodo, inizialmente le prime Doritos, i pacchi erano grandi. Dopo tutte quelle Doritos, anche alcune straniere, ho notato che i pacchi sono andati a scendere, a scendere, a scendere, ma letteralmente pacchi da assaggini. Già parliamo quindi da 100, diciamo, grammi a 75 grammi, ma vi ricordo che, non so se è in programma, ho portato, o sono in programma, le Doritos, quelle del Burger King. Quelle sono, mi pare, di 50 grammi. Quindi scendiamo ancora. Cioè, capite bene che si sta arrivando al punto di metterci due patatine contate in un pacco di patatine. La questione è, se in un pacco di patatine gli vai a mettere solo due patatine, quattro patatine, io non posso dare le recensioni perché, ripeto, io mi valuto a dare i voti delle patatine con almeno 7-8 patatine per essere certo sia per la piccantezza ma anche per il gusto. Ma la questione è che se continuo a scendere così e a metterci veramente 4 patatine, perché adesso vi faccio vedere quelle che ho trovato da Savog American Market, che le hanno pese 3 pacchi, ve ne mostrerò 2, il terzo non può, lo faccio vedere dopo. Cioè, se ve le faccio vedere c'è da ridere. Letteralmente sono scesi a livelli veramente vergognosi i pacchi di patatine di dimensioni. Poi la questione è, scendono di dimensioni ma i prezzi non calano. Cioè qui parliamo che un pacco di questi costa 1,50 euro, 1,50 euro, un pacco di 40 grammi. Sì, 40 grammi perché sono di meno delle Doritos di dimensioni. Questo è il confronto che vi sto facendo. Ora io ho pensato, vabbè, l'avrò trovata da Savog American Market, quindi l'hanno ordinato loro questi pacchi così piccoli. La questione è che ho voluto cercare anche su internet altri siti americani, e le dimensioni dei pacchi di patatine sono le stesse, quindi non è Savog American Market, ma sono proprio così le patatine che arrivano americane. Quindi, come dicevo prima, Doritos, le prime che ho portato di 100 grammi, quella dal Burger King erano di 50 grammi, questo è un po' di più, 75 grammi. Questo di qua, 40 grammi. Rendetevi l'idea di quanto è piccolo. Cioè, è la dimensione di un pacchetto di patatine
che vendono nei cinema, letteralmente. Magari sia solo questo, anche questo, 40 grammi. Cioè, dimmi voi, faccio anche un confronto di dimensioni. Quasi la metà, è quasi la metà la dimensione. Ripeto, non andiamo d'accordo così. Io mi auguro che certe aziende si sveglino perché non lo so, ripeto, cioè, tu diminuisci sempre di più le quantità e aumenti ancora i prezzi, andrà a finire che la gente non compra più un cazzo. Cioè, mi spiace dirlo, ma così non andiamo d'accordo e così significa che io neanche faccio più recensioni. Con i gelati, ripeto, non ho problemi perché tanto comunque, anche se sono più piccoli, ripeto, quelli riesco a dare le recensioni, comunque se il tuo gelato è buono o meno. Il cioccolato anche e le bevande anche, ripeto, non sto vedendo, cioè, non stanno subendo variazioni di dimensioni, bibite, gelati, cioccolato. Il problema è che stanno calando letteralmente le dimensioni, le patatine. Sì, anche i gelati comunque sopportano, ma il problema grosso sono le patatine, perché letteralmente io comprendo che fanno dei pacchi di 150 grammi, li abbassa a 100 grammi, mi va purché bene, perché invece sono anche a dieta, meno ne consumo. Ma portare pacchi di, che so, di 100 grammi, 100 grammi quasi, a 40 grammi, ma stiamo scherzando? Io potevo comprendere magari, che so, come lo Doritos, queste qua, le hanno portate, sono di 75 grammi. Ci sta, le fai anche di 60 grammi, la sparo lì, ma 40 grammi. Cioè, ce ne saranno se non sai patatine qui dentro. Io neanche so se queste di qua, quando ve le devo portare, praticamente devo portare poi in questi giorni dopo che avevo smaltito alcune cose, neanche so se queste posso dare delle voti, perché il problema è che sono talmente piccole che ci saranno 4-5 patatine, cioè sicuramente in un video le porto tutte. Comprese queste, ma anche le altre che ho là dentro, cioè letteralmente. Non so altro che da dire, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete notato queste differenze, ma ripeto, io la sto notando questa differenza in modo abbastanza esagerato, eccessivo, soprattutto per le Pringles, ma anche per le Doritos. Devo controllare anche, che so, altre marche che io magari porto, chiaramente. La Pai, dovrei controllare per esempio della Pai. Diciamo della pan ah, da molto che non la porto, quindi non c'è, cioè, una della pan, che cavolo sto dicendo, della Cricchè Crocco, ma ne ho portato solamente uno, quindi non so se hanno calato di dimensioni. Mi pare che la salata di Preziosi è scesa pure di quantità, mi pare, perché mi pare che i patatini che facevano erano di 100 grammi e ora hanno passato per 90 grammi. Cioè, ripeto, stanno calando le quantità, ma aumentano sempre i prezzi. Non è normale sta cosa. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, fate sapere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi notate questa cosa, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!